Ciprian Popa è un capitano della Guardia Costiera romena che pattuglia le acque del Mar Nero per garantire la sicurezza dei confini esterni dell'Unione Europea. Da diversi mesi, con i suoi colleghi, è impegnato nel contrasto di un nuovo fenomeno: carrette del mare cariche di migranti irregolari in arrivo dalla Turchia che cercano un approdo in Europa sulle coste romene del Mar Nero. I numeri non hanno niente a che vedere con quelli degli sbarchi sul Mediterraneo, ma le autorità cominciano a chiedersi se si tratti di episodi isolati o di nuove rotte che i trafficanti hanno aperto per sfuggire ai controlli su quelle più battute. Quella che porta oggi in mare Popa e i suoi uomini è solo un'esercitazione. Pochi giorni fa hanno però effettuato un vero salvataggio nel cuore della notte. Abbiamo intercettato un'imbarcazione alla deriva, con tutte le luci spente, nessuna luce di navigazione. Non sembrava che ci fossero segni di vita. Dopo circa 10 minuti però è uscita fuori una ventina di persone, uomini, donne, anche un bambino piccolo. Dovevano aver fatto 3 giorni di navigazione. Dopo una traversata così lunga, trovarmi davanti a un neonato che sorrideva mi ha allargato il cuore. Se ancora oggi gli occhioni della piccola Hüner sorridono è grazie a Capitan Popa. A 5 mesi appena, per lei Papa Ali sogna già un futuro da musicista. Insieme alla moglie aveva lasciato Kobane quando la città siriana era teatro di feroci combattimenti. Ad accoglierli è poi stato un campo profughi in Turchia ed è lì che è nata Hüner. Per 6.500 euro dei trafficanti li hanno poi portati in Europa in cerca di pace. Ho 27 anni appena e ho già visto la guerra. Ho visto delle persone uccise, altre morire davanti ai miei occhi. Ad altre ho visto amputare le gambe, perché il confine con la Turchia è minato. Poi quando vedi morire un amico, qualcuno che conosci bene, è straziante vederli che se ne vanno così. Ed è durissimo anche vedere la tua casa distrutta. La casa in cui hai sempre vissuto saltare in aria in un attimo. Se da uomini di chiesa la missione del padre e del nonno era quella di salvare le anime, Popa ha reinterpretato la tradizione familiare dedicandosi più che altro al salvataggio delle vite umane. Il suo compito è però anche intercettare chi organizza gli sbarchi e lucra sui migranti. Oltre ai 70 che ha tratto in salvo, sull'imbarcazione che ha portato la piccola Hüner in Europa c'erano anche 3 scafisti turchi. Tutti sono stati arrestati e accusati di aver organizzato la traversata clandestina. Interventi come questo sono coordinati dal centro di sorveglianza di Costanza. Maddalena è tra coloro che sono chiamati a effettuare le segnalazioni. Nessuno può entrare nell'Unione Europea sfuggendo ai nostri controlli. Grazie alla nostra strumentazione siamo in grado di intercettare imbarcazioni anche al di sotto dei 20 metri, da una distanza di 12 miglia nautiche. I pattugliamenti via mare di Popa e dei suoi uomini sono l'altra faccia degli accordi di Schengen. Sottoscritti nel 1985 ma entrati in vigore solo 10 anni dopo, prevedono che all'abolizione dei controlli ai confini tra i paesi aderenti faccia da contraltare un potenziamento di quelli alle frontiere esterne dell'Unione Europea. Se Irlanda e Regno Unito, qui in rosso, non hanno aderito, in blu invece i paesi che aspirano a entrare nell'area Schengen: Cipro, Croazia, Bulgaria e Romania. Tutti sono però in lista d'attesa e a quest'ultima si richiede fra l'altro di intensificare il contrasto a corruzione e crimine organizzato. I migranti salvati da Popa hanno trovato rifugio in un centro per richiedenti asilo finanziato dall'Unione Europea a Galaz. Tra loro anche un uomo che ad Aleppo faceva il parrucchiere. I suoi figli sono ancora laggiù e per ragioni di sicurezza preferisce non mostrare il volto alle telecamere. I trafficanti turchi mi avevano mandato delle foto della barca sul cellulare. Dalle immagini sembrava uno yacht a 5 stelle. Mi avevano anche detto che la traversata del Mar Nero dalla Turchia alla Romania sarebbe durata solo 10 ore. Una volta sul posto, la barca però si è rivelata essere un rottame, tutta arrugginita, senza niente da mangiare. E poi invece di 10 ore il viaggio in mare ne è durato 48.
A metà della traversata, quando eravamo in pieno Mar Nero, il capo dei trafficanti si è messo a gridarci degli ordini. Spegnete tutti i cellulari, che nessuno fumi. L'atmosfera è diventata tesa e pesante d'un colpo. Poi sono cominciate ad arrivare delle onde enormi. Mentre gli vengono prese le impronte digitali, continua poi a raccontarci ulteriori dettagli della sua traversata. Il meccanismo utilizzato per organizzarle è rodato e complesso, per non lasciare nulla al caso. Le importanti somme richieste a chi sogna l'Europa vengono addirittura congelate fino al completamento del viaggio. Per 9.500 euro i trafficanti avevano detto che mi avrebbero portato dalla Turchia alla Germania. Per assicurarmi sul fatto che sarei arrivato a destinazione, il denaro è stato affidato a un intermediario. Una volta in Germania dovrò quindi chiamarlo perché sblocchi il pagamento. Visto però che non sono ancora lì, per il momento non pago. Appena un quarto dei posti al centro d'accoglienza di Galaz sono occupati. Sui banchi in attesa di conoscere il loro destino, alcuni provano anche a imparare il romeno. La maggior parte dei richiedenti asilo che approdano qui sognano però di arrivare in Germania e i trafficanti li spingono ad andarci. Questi trafficanti fanno base a Istanbul. Visto che hanno perso molte entrate, devono rifarsi incassando nuove somme. Fanno quindi pressione sugli intermediari, che a loro volta fanno pressione su di noi, qui nelle strutture di accoglienza. Ci chiamano con insistenza, ci dicono di scappare e ci promettono che da qui ci porteranno in Germania. Ci spostiamo ora a Bucarest, nel quartier generale della Polizia di Frontiera Romena. Le sofisticate apparecchiature utilizzate per i controlli sono state prodotte da EADS, il gruppo aerospaziale di difesa, oggi ribattezzato Airbus Group. L'assegnazione dell'appalto è però avvenuta senza una gara pubblica e la Procura di Monaco di Baviera conferma che un'inchiesta è in corso per verificare eventuali irregolarità e ipotesi di corruzione. La Commissione europea sostiene comunque che sul piano tecnico la Romania sia pronta a entrare nell'area Schengen. Paesi come l'Olanda continuano però ad opporsi. Io e i miei colleghi che lavoriamo per la Polizia di Frontiera viviamo con grande frustrazione il fatto che la Romania non sia ancora parte dell'area Schengen. Stiamo facendo un buon lavoro ai nostri confini. Molto denaro è stato investito per rafforzare la sicurezza ai confini esterni dell'Unione Europea. Soldi dei contribuenti romeni ed europei. Uno scacco matto alla corruzione quanto l'Europa chiede a Bucarest per spianarle la strada di Schengen. Una partita complessa al pari di quella che Ali sta provando a giocare per assicurarsi un futuro. Sono pronto ad andare ovunque nel mondo. Voglio solo vivere come un essere umano. Chiedo solo questo. Condurre un'esistenza rispettabile. Just this.